Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra cucina. Saluto il nostro chef Renato. Ciao, grazie. Come stai? Tutto bene, tu? Sì, Io potrei stare meglio, te l'ho sempre anche detto. io potrei star meglio, fidati. Tu no, tu no. Tu sei una fortuna e tieniti quella che c'hai. Va bene, se lo dici tu. E saluto la nostra sommelier Giovanna. Ciao a tutti, buongiorno. Cosa Prego, fai? ci dica quale piatto Ma guarda propone che oggi. padelle, guarda che padelle. Ringraziamo sempre ovviamente la nostra azienda Voglio che fare un semino di non me ne vongole. frega niente di cosa si dice, ringraziando l'azienda. Adesso parti te, adesso parti. Prima parto io. Vuoi fare un esempio di voi? Vongole, muscoli, ma Sì. fatti tipo alla busera, sai? No, non lo sa. Come non sai cos'è la busera? No. Allora non me lo dici Allora tu. devi andare in Slovenia, devi andare su nel. Al casino andiamo. No, prenditi una sera libera che ti porto al casino. Perfetto. A Casino cosa Nova fare? Gorica. A fare Ci delle mangiamo brutte. i datteri e la buzzera, qua non ce li I fa. datteri su si possono mangiare perché in Slovenia i datteri non sono proibiti, non sono protetti, Sì. quindi si possono mangiare. Vabbè, ma quindi com'è sta sta buzzera? buzzera? Allora, ho messo aglio, Sì. avete visto? Sì. Poi ci ho messo del pomodoro, io ho messo questa coperti, bisogna mettere l'altro pomodoro, dopodiché mettiamo i muscoli. Ma che belli muscoli. Siamo ancora due, cosa dici? Le vongole ce le teniamo, perché così Ah, facciamo. quindi qua metti solamente le cozze. Sì, dai, vabbè. Ah, non le usi più, hai deciso che non le usi proprio. Ma perché le devo adoperare? Ma l'hai detto tu! Ma questa qua è buona, sai. Vabbè, niente vongole, ha cambiato idea, solo cozze. Mettiamo un po' di prezzemolo. Sì. Quindi la busera cosa vuol dire? Pomodorini e aglio? No, 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 aspetta. Sembriamo pazzi. La faccia Sembriamo. diventare avvelenata. Poi Cos'è ci vuole questa del cosa? pane grattugiato. Sì. Poi ci vuole del vino. Sì. Questa Sentiamo se volta. per il vino dei cascini approfittiamo per ringraziare l'azienda agricola. Ma guarda che belli. Quindi hai messo olio, sale, pomodorini tagliati, prezzemolo Un po' di e il peperoncino. peperoncino e il Il pane pane grattugiato grattugiato che fa da alla puccia, mo' no? di Renato, Che fa cioè un po' da un puccia. po' Poi aromatico. aggiungiamo un po' di acqua. Sarebbe Acqua bollente. meglio metterci il vino, però sai. Certo Hai messo anche un po' di vino comunque. che ce l'ho messo il vino. E adesso Ok. facciamo cuocere così, da vedere. Da vedere cosa mettiamo poi alla fine. Adesso mettiamo un po' questo qua sopra. Ah, quindi fai Sì, cuocere. un attimo così. Poi adesso ci vorrebbe un bel crostone di pane di Triora. Ma non ce Conosci? Ecco, l'abbiamo. non ce l'abbiamo. La prossima volta ce lo facciamo portare. Perché tu sei famoso, Renato, per dire sempre ci vorrebbe, ma non ce Come l'abbiamo. non ce Oppure bisognerebbe mettere questo, ma noi mettiamo quello. l'abbiamo? Vabbè, ma vedrai che prima o poi. Prima o poi Anche quel signore portiamo. lì La che è un prossima mio volta amico, portiamo una bella. quello che c'ha il forno su a Triora. Sì, è un tuo amico? Certo. Ok. Giovanna, che cosa abbiniamo Praticamente a la questi muscoli? busera è un muscolo, la Aspetta, aspetta. marinara, Ah, non è scusami. ancora finita, aspetta. Scusami. Mi è venuto Ha improvvisamente in deciso mente di cos'è la dirtelo busera. ora. Sì, è un muscolo alla marinara, Sì. solamente che c'ha il pane che fa da puccia, no? Che fa un po' Sì. ce ne mettiamo ancora un po' perché mi piace che ce ne Ah, sia un ok. po'. Quindi praticamente è il pane grattugiato la E certo. caratteristica. Ok, Ce l'hai ce l'abbiamo fatta. Aglio, qua. Ce l'hai prezzemolo fatta. e pane grattugiato. Ok. Adesso facciamo parlare Giovanna? Ce la facciamo? Vai. Ci mettiamo un bel vermentino, sempre dell'azienda agricola El Cascin, che è un vino che deriva dall'uva malvasia di Aragona, però trovando posto nelle nostre terre ha perso la sua caratteristica di Ancora un attimo. aromaticità in favore di una freschezza e di un'acidità più elevate. E troviamo questo vino di un bel giallo paglianino intenso con riflessi verdognoli, profumato soprattutto di erbe di campo, timo e
epino, elicriso, e si abbinano molto bene a questi muscoli e a tutti gli antipasti di mare. Mi fate ridere e io mi perdo. Io comunque è un ottimo consiglio, fidatevi di me, non ho più niente da dire perché mi fanno perdere il filo. Fidatevi di me, non di te. Di me? Di te no, perché tu no. Non si sa mai dove vai a finire. Ti ringrazio, ci fidiamo, io mi fido ciecamente di te. Ma guarda che muscoli, guarda che roba, guarda che belli. Che ecco, sono già cotti nel frattempo. Ma che belli, ma... Vorrei ringraziare, perché prima non me ne ero stato fa. Dimmi, ringrazio. L'azienda Campi che ci ha fornito queste padelle. Che sono... No, sono spettacolari perché vanno bene anche appunto su queste piastre a induzione, vanno bene su tutti... Vanno bene su tutti i fornelli. Abbiamo no. contagiato Basta. Anche lei. Aggiungi ancora un po' di... No, scherzi a parte, c'è veramente un profumo pazzesco. Pepe. Eccolo qua. E voilà. Così. E poi facciamo... Piano così. E poi... Ci mettiamo un po' di limone, che ci sta sempre. Con i muscoli. Eccoli. Però dicono, c'è un detto, eh? Che dice... Chi so pesce che metto limone? Basta. Lo devo dire fino no, in fondo? No, basta. È come preferisci. Ma è vero o non è vero? Ma è vero, l'ho sentito anch'io, però mi piace. E piace anche a me. E allora... Eccolo qua, guarda. Giriamo così, dai. I nostri muscoli sono pronti. Abbiniamo anche la bottiglia di vino che ci ha proposto Giovanna. Se siamo pronti possiamo mangiarceli. Ma che maraviglia. E buon appetito. Ma che maraviglia. E buon appetito a tutti.